L'Osservatorio Nazionale è un luogo importante perché è un luogo di confronto fra i vari soggetti di governo e quindi i rappresentanti di tutti i ministeri che si occupano di infanzia e di adolescenza, rappresentanti degli enti locali, delle regioni, degli ordini professionali più importanti a livello nazionale, ma anche delle associazioni. L'Osservatorio viene istituito nel 1997 con la legge 451, che tra l'altro istituisce anche la Commissione Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza, la bicamerale, e il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, che immediatamente viene affidato per la parte di gestione all'Istituto degli Innocenti. Per cui diciamo questo percorso inizia assieme. Il presidente dell'Istituto degli Innocenti è un membro dell'Osservatorio Nazionale, è un luogo di confronto e questo è stato in questi anni un luogo dove gli esperti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, dei ministeri si sono confrontati sulle scelte da proporre poi al governo per le politiche relative all'infanzia e all'adolescenza. Il piano nazionale dovrebbe essere un documento biennale che l'Osservatorio propone al governo, che poi il governo approva. L'ultimo è quello relativo al biennio 2009-2011, che ha visto un lavoro importante per gruppi di tutti i componenti dell'Osservatorio e dell'Istituto degli Innocenti, che chiaramente mette a disposizione tutto il suo personale per curare la segreteria anche dei vari gruppi di lavoro. Il decreto di costituzione del nuovo osservatorio è del 17 giugno, quindi l'auspicio è quello che rapidamente si vada all'insediamento dell'osservatorio, all'inizio dei lavori, anche perché in questi anni, in questi due anni, la situazione è cambiata. C'è il problema della povertà, che credo sia il problema maggiore rispetto a tutte le altre tematiche, che poi influisce anche sugli altri aspetti di vita dei bambini e delle famiglie. Quindi credo che sia importante che l'Osservatorio inizi subito un lavoro individuando i temi prioritari da affrontare e iniziando un lavoro rapido in modo da proporre al governo un piano di azione immediato, direi. Credo che il lavoro dovrebbe essere fatto in pochi mesi per avere un piano almeno 2014-2016.